Eccoci ancora qui, il film che spero abbiate visto e ci riporta all'ultima vicenda tragica, fatalmente, di tutta la nostra seconda guerra mondiale, la resa, la cattura, la morte di Mussolini, ma ci riporta al personaggio Mussolini. Sono settimane che parliamo dei temi legati alla eredità del fascismo e anche stasera abbiamo la fortuna di farla con il professor Emilio Gentile, che è considerato da tutti, o quasi, il maggior studioso del fenomeno fascista. Tanto buonasera, professore. Buonasera. Allora, Mussolini è un tema ingombrante, sempre, anche se lo si affronta dopo un film. Forse ha maggior ragione se lo si affronta dopo un film, perché la realtà è sempre diversa. Di Mussolini però si può dire una cosa, che ha un culto residuale che non si affievolisce, anzi nelle varie fasi, nei vari tornanti della storia repubblicana c'è sempre qualcuno che si rivolge lì e dice quando c'era lui, più famoso forse dei luoghi comuni, quando c'era lui. Perché? E perché questo mito andrebbe un po' messo a fuoco anche con le lenti della realtà? Ma innanzitutto penso che bisogna osservare quali sono i periodi nei quali c'è questo mito di quando c'era lui e probabilmente fino a quando sono stati presenti giovani cresciuti durante il fascismo. Penso anche ai miei genitori. La nostalgia per il fascismo era principalmente la nostalgia per la loro gioventù e la identificavano con un personaggio che aveva riempito la loro infanzia, la loro adolescenza e ovviamente poi era stato distrutto da Mussolini stesso con la Seconda Guerra Mondiale. La seconda fase, quando ormai queste nostalgie della gioventù perduta cominciano ad attenuarsi, anche perché i testimoni scompaiono, si è creato un mito di Mussolini fra le nuove generazioni, che poco sanno chi era veramente Mussolini, e molto mitizzano un uomo che comunque ha riempito 20 anni della storia italiana, ha lasciato un nome prepotentemente presente in tutto il mondo, e ha sostituito la mancanza, questa sì molto grave dal punto di vista simbolico, di una figura della Repubblica che fosse diventato un mito, come De Gaulle, come Churchill, come Roosevelt, come persino Reagan negli Stati Uniti. Noi non abbiamo una figura della Repubblica che abbia riempito questo necessario posto di un capo a cui si fa riferimento come figura esemplare. E Mussolini un po'... Fatalmente uomo forte anche, forte fatalmente come immagine, uomo forte, ma non per forza come poteri, ma uomo forte come presenza nell'immaginario collettivo. Esatto, come presenza nell'immaginario collettivo e che dia l'idea che alcuni uomini hanno contato molto perché hanno giovato alla nazione della quale si fa parte o alle istituzioni. Pensiamo a De Gaulle. De Gaulle finché era vivo era ancora bersagliato come fascista dai suoi oppositori socialisti. Da quando è morto è stato glorificato ed è oggi nelle statistiche, nei sondaggi è sempre al primo posto, addirittura certe volte anche al di sopra di Napoleone, perché ha salvato la Francia nel 40, l'ha portata alla vittoria nel 45 e l'ha ristabilita su uno Stato che tuttora funziona, accettato anche da coloro i quali lo chiamavano fascista, cioè i socialisti. Posso chiedere una cosa? Perché questo ci riporta al fatto che sono esistiti due grandi uomini forti nell'Europa post-guerra. E sono stati De Gaulle e Churchill, i due più forti oppositori europei, nemici in guerra europei di Mussolini, due uomini di destra, a simboleggiare forse quello che è una delle questioni italiane, che la destra per forza ha fatto i conti con l'eredità di Mussolini. La destra europea è tutt'altra cosa, è certo antifascista. Beh, questo è il dramma dell'Italia, che in tutta la sua storia non ha mai avuto un partito conservatore di destra che fosse nello stesso tempo affezionato, legato, vincolato al rispetto della libertà. Churchill non amava la democrazia, la definiva il peggiore dei regimi politici, a parte tutti gli altri. De Gaulle non amava la democrazia, eppure tutti e due, quando la democrazia sanciva la loro uscita dal potere, uscivano dal potere, dopo aver salvato la democrazia o le condizioni per la democrazia. In Italia questa destra non c'è mai stata perché il fascismo l'ha fagocitata, sia quando l'ha distrutta affermando un regime totalitario, sia successivamente.
perché le destre in Italia sono state o neofasciste o monarchiche o uno sparuto gruppo liberale che si è dissolto. Quindi da questo punto di vista la gravità della situazione politica italiana, anche la debolezza congenita della sua democrazia, è che un mito di un personaggio in realtà poi sconosciuto alla maggior parte degli italiani che lo venerano, Benito Mussolini, ha preso quasi le vestigia di un salvatore che sembra dovrebbe tornare, e in un film è tornato. Esatto. Tra l'altro, è ovvio, ne abbiamo già parlato, il fascismo attraversa 20 anni che sono decisivi nella storia del mondo, nel senso che in tutti i paesi c'è l'elettrificazione, ci sono le necessità e le opportunità del lavoro di massa dopo la crisi del 29, in tutto il mondo che conosciamo, dall'URSS agli Stati Uniti. C'è un dilagare di grandi opere, quindi di grande mobilitazione anche di immagine, e tra l'altro molte delle cose fatte nel ventennio restano oggi, compreso l'obelisco a Mussolini che sta davanti allo Stadio Olimpico di Roma. Dico subito, non riapriamo neanche il dibattito, è bene che tutto stia lì, ma l'esistenza di una, lei ne ha scritto tanto, di una bella architettura dell'epoca fascista, è un elemento costitutivo di questo permanere del culto? No, non credo, perché ci sono monumenti tipicamente e fortemente fascisti, come per esempio l'altolirievo di Morbiducci all'Eur, e non mi pare che sia luogo di pellegrinaggi, eppure è ancora lì. C'è un Mussolini trionfante addirittura al centro di una storia d'Italia che comincia da Romolo e Remo e finisce e culmina con Mussolini, dove non c'è neanche la figura di Vittorio Emanuele III, e già lo davano per spacciato. Da questo punto di vista non credo che questi monumenti siano luoghi che influenzano la fantasia e la mitologia di un Mussolini che sopravvive. È semplicemente il fatto che Mussolini si presenta come un personaggio che ha riempito la storia e riempie la fantasia. Perché l'Italia repubblicana, forse mi ripeto, ma è un aspetto importante, non ha saputo creare una propria mitologia con uomini non solo forti, ma esemplari. E non c'è proprio in realtà una impossibilità della democrazia a produrre, se non in momenti eccezionali, uomini forti. La democrazia forse non contempla la presenza se non di un primus inter pares in tempi non di guerra o non di emergenza forte. Questo non c'è dubbio, però pensiamo che ci sono stati uomini forti anche indipendentemente dalle situazioni di crisi. Adenauer ha governato la Germania, certo dopo una sconvolgente catastrofe, ma l'ha governata senza atteggiarsi ad uomo forte, l'ha governata a lungo e l'ha resa stabile. De Gasperi è stato un uomo che sicuramente ha contribuito moltissimo con la sua personalità poco mitica, poco esemplare dal punto di vista dello spettacolo, a consolidare l'Italia. Lei ha citato Adenauer, ma cosa c'è di più emergenza di un paese in rovina, rasa al suolo totalmente la sua capitale, con la maggioranza assoluta degli uomini e giovani uccisi dalla guerra? Quella era la vera emergenza, che ci riporta però all'ultimo Mussolini. Il Mussolini di Salò, quanto è illusione anche per i posteri? E quanto è realtà di uno che in realtà prendeva ordini da Berlino? Infatti il Mussolini romanticamente più mitizzato è proprio quello di Salò, che in realtà è il Mussolini più scadente anche dal suo stesso punto di vista. Lui durante la Repubblica Sociale si definisce un cadavere vivente, che ha meno potere di un podestà di un piccolo villaggio, e sa benissimo che quello che lui sta facendo non è altro che quello che vuole la Germania di Hitler. Che se non riusciva a portare gli italiani nuovamente in guerra per riscattare l'onore e la Germania glielo impediva, sarebbe finito in una fine vergognosa. Lui lo sa tutto questo. È una figura patetica, soprattutto per la incapacità di rendersi conto delle sue responsabilità. È stato pubblicato alcuni anni fa il suo carteggio con l'amante Clara Petacci. Bene, è impressionante come quest'uomo scarica tutto quello che è accaduto sulla responsabilità degli italiani, che sono un popolo di pecore, e non su se stesso, che ha preteso, se gli italiani erano un popolo di pecore, di farli diventare lupi. Un vero politico realista, che abbia anche a cuore il vero benessere del proprio popolo, sa fargli fare il passo secondo la capacità della gamba. La cosa più vergognosa dal punto di vista proprio delle responsabilità storiche è che Mussolini non ha mai riconosciuto i suoi errori, attribuendo agli italiani tutte le responsabilità di non essere stati capaci di vivere alla sua altezza. Diceva, e questo lo confidava apertamente, che lui era come Michelangelo che lavorava il marmo, a lui era capitata la creta.
Anche Michelangelo, se avesse avuto solo la Creta, avrebbe fatto il ceramista e non il grande scultore. Quindi il Mussolini della Repubblica Sociale è forse quello meno mitizzabile rispetto al Mussolini che proclama l'impero o al Mussolini che bonifica le paludi. Però è quello più facilmente esportabile nei nostri tempi, perché è repubblicano, in realtà per esclusione rispetto al fatto di essere stato tradito ai suoi occhi dalla monarchia, perché è sociale, nel senso che doveva comunque convivere con un'economia di guerra e con un'organizzazione di guerra, che forse è il vero imprinting della Repubblica Sociale. Tutto questo ovviamente più importabile nei nostri tempi. E anche questa in gran parte un'illusione? Sì, questo è vero, che Mussolini di cui si parla, e anche il neofascismo si rifà molto alla Repubblica Sociale, alla socializzazione, ma sono tutti aspetti di un regime agonizzante e morente che ricorre anche a questi espedienti, in fondo demagogici, per darsi un nuovo volto. Ma quello che conta e che dovrebbe contare anche nella conoscenza che si ha del fascismo è il Mussolini degli anni trionfanti, quando è vero che bonifica le paludi e costruisce città. Ma questo avveniva anche nelle democrazie, non è necessario togliere la libertà per costruire le città, e se Mussolini ha potuto farlo era anche perché nessuno discuteva i suoi ordini. E se poi queste città, questa monumentalità conserva un carattere moderno e modernistico, è semplicemente perché il fascismo, a differenza della Germania nazista e della Russia stalinista, aveva un capo che non si piccava di essere un artista, ma lasciava che tutti potessero esprimere le loro capacità artistiche, purché fossero tutte dedicate a esaltare il culto del fascismo e del suo capo. E questo però non è un mito che perdura, anche perché delle democrazie, quando non funzionano, si dice proprio questo, che non riescono a fare le cose. No? E gli stessi politici, quando vengono messi definitivamente o provvisoriamente da parte, nei nostri tempi dicono: non mi hanno lasciato lavorare. Sì, ma non c'è dubbio che un pastore può portare il gregge dove vuole, farlo ingrassare e poi magari portarlo al macello. Il problema è che la comunità umana non è fatta di pecore che devono necessariamente seguire chi le sa guidare. È fatta di persone che discutono con chi le guida dove vogliono andare e come andarci. Senta, la guerra è sempre feroce e da questo punto di vista non si possono analizzare gli atti di guerra è come se fossero orrori dei tempi di pace. Purtroppo l'animo ferino, tutto quello e poi la necessità di vincere, no, vincere o morire, come si sa sono anche gli slogan di guerra. Ma quel Mussolini, come capo militare, posto che sia stato capo militare, perché... Beh, aveva il comando supremo, lo aveva, lo pretese dal re. Ecco, lo aveva e poi nella Repubblica di Salò lo aveva fino a un certo punto, diciamo, perché in realtà non dico che prendesse ordine dagli esponenti dell'esercito nazista, ma quasi. Comunque doveva concertare praticamente tutto quel poco che si poteva fare in una guerra di difesa rispetto alle sorti che erano sempre più in bilico della guerra. Come capo militare cosa è stato Mussolini? Ah, non è stato un capo militare se non nel periodo in cui lui ha preteso nel 1940 di avere dal re la delega. Si era preparato tutto questo, perché quello che si dimentica di Mussolini e del fascismo è che la sua vocazione bellica era connaturata, congenita. Non si può concepire un fascismo come quello di Mussolini senza la volontà di arrivare alla guerra e all'espansione imperiale. Mussolini si convince, perché in effetti aveva avuto un ruolo decisivo, di essere un grande stratega, perché vince la guerra di Etiopia. Ma è una guerra contro un esercito che era agguerrito ma antiquato e con il massimo dispiego di mezzi. Lui si convince di essere un grande stratega. E anche con l'uso di armi gas, che, sì, insomma, o di armi che fu una guerra vinta non per le capacità di Mussolini, ma per la capacità di Mussolini di impiegare il massimo dei mezzi con spietatezza e con spregiudicatezza. Poi lui pretende di farsi nominare primo maresciallo dell'impero, un grado superiore che viene conferito nel 1938 a Mussolini e al re, con la contrarietà del re, ma il re poi firmava tutto, anche quando borbottava, che gli dava praticamente a lui, caporale dell'esercito italiano nel 1915, il grado di primo maresciallo dell'impero. E in base a questo lui nel 1940 rivendica e si fa dare dal re la delega al comando supremo di tutte le forze armate. Ed è un disastro dalla prima campagna contro la Grecia. Lì si rivela la totale inefficienza e incapacità di Mussolini. La sua irresponsabilità è che nel 1943, in Gran Consiglio, lui invece di riconoscere di avere commesso degli errori enormi, primo entrando in una guerra pensando che fosse una guerra breve che si vinceva col vincitore, e secondo pretendendo di essere il comandante delle forze armate, e alla fine dice: va bene, io mi ritiro.
Ma come si può ritirarsi dopo tutte queste responsabilità? Conoscere meglio la figura di Mussolini è forse il modo migliore per dissacrare tutta la sua mitologia. Senta, professore, ci aiuti anche in un altro passaggio. Il Mussolini, che è stato scritto, e c'è un libro che ha proprio questo titolo, Il prigioniero di Salò, il Mussolini della Repubblica Sociale, il Mussolini che per forza deve fare i conti con la disfatta militare e con la subordinazione assoluta a Hitler, era comunque un capo fortemente amato, fortemente addirittura rispettato e venerato da chi gli stava attorno. E lo confermano anche gli ultimi suoi comizi, rari comizi che poteva fare, ovviamente in tempo di guerra, a rischio di bombardamenti. Dell'ultimo si è tanto parlato, ma era già un Mussolini in disarmo. Il penultimo che si ricorda, di cui c'è testimonianza, è quello del 16 dicembre del 44, sempre a Milano. Che Mussolini è quello? Beh, il Mussolini che sicuramente riesce ancora ad attrarre attorno a sé una folla. Lui, dopo il discorso, gira per le strade di Milano, poteva essere colpito da un cecchino e tutto questo non avviene. Quella stessa folla che poi assisterà alla macabra esibizione dei corpi impiccati per i piedi è presente il 16 dicembre all'ultima apparizione pubblica di Mussolini tra la folla. Però non è vero che lui sia un capo in questo periodo ancora autorevole. Perché, per esempio, lui accetta quel famigerato processo di Verona, che era assolutamente assurdo, fu un vero e proprio assassinio contro coloro i quali avevano votato in Gran Consiglio, accusati di essere traditori, ma il Gran Consiglio lo dirigeva Mussolini e la decisione del voto finale fu presa da Mussolini, quindi non ci fu né complotto né tradimento. No, è un uomo che viene contestato, tant'è vero che non gli vietano persino di poter firmare la grazia per i cinque condannati a morte. Tra cui suo genero, ricordiamolo. Tra cui suo genero, ma quello forse era il motivo meno, era più equivoco, perché Hitler voleva la morte di Ciano. Ma gli altri, De Bono, Marinelli, vecchi che non avevano nessuna responsabilità di quello che era accaduto. E ora quindi questo dimostra che comandava molto più con Alessandro Pavolini, segretario del partito fascista, che non Benito Mussolini nella Repubblica Sociale. Lui era effettivamente, ed era grave che recitasse la parte del capo, un cadavere vivente. Però noi di quel comizio abbiamo un frammento che ci resta ed è importante. Prima lo sentiamo, poi lei ci spiega perché. Da questo numero si tratta alla data del 30 settembre ben 786.000 uomini. Tale dato è incontrovertibile perché è di fonte germanica. Noi vogliamo difendere con le unghie e con i denti la Valle del Po. Noi vogliamo che la Valle del Po resti repubblicana, nell'attesa che tutta l'Italia sia repubblicana. Già, noto il segno vincitori della ripresa. Sì, soprattutto in questo Milano, anche Signane condottiera, il nemico ha selvaggiamente colpito, ma non ha minimamente piegato. Camerati, cari camerati milanesi, è Milano che deve dare e darà gli uomini, le armi, la volontà e il segnale della riscatta. Yeah!
Allora, professore, perché è importante? È importante perché l'ultimo discorso pubblico di Mussolini, in cui dimostra ancora di avere delle capacità oratorie, ma è un discorso che dimostra la sua irresponsabilità, perché ancora una volta, ovviamente, lui deve incitare alla resistenza, ma non riconosce nessuna colpa e accusa di tradimento coloro i quali alla fine si liberano del fascismo, perché Mussolini stesso l'aveva portato nella catastrofe. Quindi da questo punto di vista è un discorso per alcuni aspetti patetico, per alcuni aspetti molto grave, perché dimostra che l'uomo non riesce, se non in qualche confidenza privata, a riconoscere di avere fallito completamente. Si chiama, nelle lettere all'amante, io sono il sognatore naufragato. Ora, francamente, per un uomo che ha avuto il massimo potere nella storia d'Italia, definirsi un sognatore che ha fatto naufragio è quanto di meno dignitoso si possa accettare da un capo in rovina. Professore, il Mussolini che si avvia alla morte, forse cercando l'estrema fuga, no, quella parte, la parte finale, diciamo, come sappiamo è stata scritta, riscritta, modificata, e forse non è neanche la cosa più importante sapere cosa stava facendo, i discorsi vari, i miti, l'oro di Dongo, i documenti, tutte queste cose. Però che cos'è? È uno sconfitto totale? È uno sconfitto totale, ma lui ammette la sua totale sconfitta fin dal giorno successivo alla sua destituzione, il 26 luglio, quando lui riceve una lettera da Badoglio, nominato capo del governo, che gli dice che tutto quello che era stato fatto, l'arresto, il trasporto in autoambulanza, il fermo presso una caserma dei carabinieri, era fatto per tutelare la sua incolumità personale. E Mussolini con molta umiltà si sottomette e dice: benissimo, la ringrazio, sono un fedele servitore del re, viva l'Italia, dove vuole andare? Voglio andare alla Rocca delle Caminate. Cioè sembrava uno che aveva raggiunto l'età della pensione e voleva andare in pensione. E questa non era una fine né eroica né magnanima. Quello che accade dopo veramente è il destino di un uomo che viene riesumato nel momento in cui si considerava già un cadavere politico, e lo scrive nei suoi pensieri durante la prigionia nell'agosto del 1943, era convinto di essere uscito di scena e di non volerci ritornare. Viene riesumato da Hitler, che lo libera dalla prigionia e messo a capo di un governo che in realtà non è più che un fantasma di quello che avrebbe dovuto essere Mussolini e la sua ideologia e la sua ultima residua anima socialista che riaffiora nella Repubblica Sociale. Questo è il grande rimosso, cioè il fatto che Mussolini, che poi finisce confinato provvisoriamente proprio negli stessi luoghi in cui ci sono i suoi oppositori che sono stati confinati da lui, quindi... Sì, fra l'altro Nenni lo vede arrivare, Nenni, mentre lui viene liberato. Che nella sua storia, no, era già entrato in passato, nel passato rivoluzionario e socialista di Mussolini, vede il Mussolini destituito. Il Mussolini, che noi sappiamo in Abruzzo, laggiù, è il Mussolini che è finito, che è completamente finito, che medita il suicidio, si dice. Poi anche qui fiorisce la letteratura. Ma quello che è il grande rimosso è che Hitler, che probabilmente a quel punto di Mussolini non aveva più nessuna stima e faceva ben poco conto, pur essendone stato un grandissimo ammiratore in passato, fa la più cinica delle operazioni. Gli serve qualcuno che gli faccia da barriera nel nord Italia, praticamente la Germania sarebbe stata presa d'infilata dalle truppe alleate che andavano verso il nord, che avrebbero varcato il confine tranquillamente. La guerra d'occupazione, tutto quello che è successo, nella nascita della Repubblica Sociale, soltanto una necessità militare del Terzo Reich. Sì, ma questo era già previsto comunque, prima dallo sbarco degli americani in Sicilia, degli anglosassoni, angloamericani in Sicilia il 10 luglio, la Germania prevede che possibilmente l'Italia uscirà dalla guerra e quindi si prepara. Del resto però c'è da tenere presente che anche gli alleati non consideravano più l'Italia il centro, perché ormai pensavano allo sbarco in Normandia, certo. Ecco perché poi lentamente si riesce a liberare la penisola dai nazisti. Il fatto è che in quel momento Mussolini è soltanto un personaggio che Hitler usa, perché certo si candidava anche Farinacci da parecchio tempo, ma era impossibile sostituire Farinacci a Mussolini come immagine che doveva contrapporsi per uno Stato che comunque arrivava fino alla periferia di Napoli. La Repubblica Sociale non era la ridotta di Milano, occupava gran parte d'Italia, quindi per avere una figura che convincesse gli italiani a schierarsi per la Repubblica Sociale non poteva che essere Mussolini. Senta, dopo la pubblicità, tra poco ci fermeremo, la saluterò, ma i telespettatori la rivedranno, perché dopo riproporremo il discorso più complessivo sul fascismo che abbiamo fatto solo mercoledì scorso, partendo da tutto ciò che si è detto in queste ultime giornate, in queste ultime settimane
fatalmente, anche qui dopo che i fatti di cronaca hanno riportato la parola con la F, come qualcuno la chiama, cioè il fascismo nelle prime pagine, sulle prime pagine. Quindi sentiremo altri discorsi e altre considerazioni di maggiore profondità storica, perché il fenomeno è più forte sempre del personaggio che più l'ha incarnato, ed è giusto che sia così. E vedremo anche un reportage che ci ricorda tutto quello che è oggi la destra italiana in tutti i suoi passaggi, che vanno da quello più presentabile a quello che è considerato vero e proprio neofascismo. Ma concludendo quindi questa analisi che riguarda solo la figura di Mussolini, se uno ne dovesse identificare la figura storica rispetto a Hitler e rispetto alle altre figure forti dei regimi illiberali, lei ha scritto un libro comparativo in qualche modo nella loro coevità di Mussolini e Lenin, no? Qual è la particolarità della figura di Mussolini? Beh, qui si apre un lunghissimo discorso, ma posso riassumerla brevemente con tre episodi della sua vita. Mussolini, di questi capi che hanno creato regimi totalitari, è stato l'unico che ha avuto tre esperienze politiche. Lenin, Stalin, Hitler cominciano con una carriera politica all'interno di un solo movimento e la concludono. Mussolini inizia come genuino socialista marxista rivoluzionario, diventa un interventista democratico e libertario, è fascista ma di un fascismo ancora libertario e finisce fascista totalitario e per 20 anni e poi conclude col fascismo socialisteggiante. Ecco, è un personaggio che dimostra di avere un'enorme ambizione, ma sempre sovrapponendo la sua persona alle idee o ai movimenti con i quali conviveva. Da questo punto di vista è molto diverso dagli altri. Non ha avuto la ferocia di Hitler o di Stalin, però è stato colui il quale ha introdotto in una Europa che si stava pacificando nei regimi democratici all'inizio degli anni 20 il primo sistema totalitario, quando non c'era nessuna minaccia di un pericolo bolscevico in Europa. Possiamo aggiungere anche un'altra cosa che ci riporta anche a polemiche recenti. Mussolini non ha avuto la stessa ferocia anche perché Mussolini è cresciuto e si è imposto, è andato al potere in un paese in cui sostanzialmente le minoranze erano poche e accettate. Non solo, ma dove gli antifascisti sono stati già spacciati fin dal 1926-27 e nel 1932 la repressione praticamente fa scomparire gli ultimi gruppi antifascisti. Mussolini non aveva bisogno di essere feroce perché non aveva oppositori. Professore, la ringrazio intanto, la ringrazio per questa sera. Ripeto che dopo la pubblicità potrete rivedere quella parte di Bersaglio Mobile di mercoledì scorso, c'era Sanremo e forse qualcuno che la voleva vedere non ha potuto vederla, in cui sempre col professor Gentile, a partire da un'analisi sui movimenti della destra italiana, ripercorriamo quello che qualcuno fatalmente, ancora una volta uso questo avverbio, chiamerà l'eredità del fascismo. A dopo se volete. Grazie professore. Buonasera. Allora, come detto poco fa, ora vi trasmettiamo il servizio, l'articolato servizio di Giovanni Marinetti che mette insieme tutti gli elementi sulla destra italiana e il neofascismo. E poi sentiremo quello che ci aveva detto solo mercoledì scorso proprio il professor Gentile sul fenomeno, su cosa è stato il fascismo, su cosa ne resta e cosa no. Nazionalisti, sovranisti, ultradestra, destra estrema, movimenti non conformi, tradizionalisti, patrioti, neofascisti, postfascisti, fascisti. Quella nera nelle varie sfumature. Oggi è una galassia composta da decine di gruppi, tutti antagonisti tra di loro. Figlia della tradizione parlamentare missina, poi Alleanza Nazionale, con la svolta di Fiuggi, con la parentesi PDL, c'è Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, già presidente del movimento giovanile di AN, Azione Giovani, prima leader donna di un partito italiano di destra. Rinnegare il padre, Gianfranco Fini, che nel frattempo aveva scelto la linea di una destra liberale dai tratti troppo europei, sia alle unioni gay, aperture sulla cittadinanza. Io non comprendo le ragioni di tanto astio che vi cerca di costruire qualcosa che evidentemente a Gianfranco Fini non interessa oggi. Però voglio dire che non accetto l'accusa di essere noi dei bambini iniziati. Noi non siamo dei bambini iniziati, noi siamo degli uomini e delle donne che sono dovuti crescere troppo in fretta e cavarsela da soli.
come sempre accade a quei ragazzi che vengono abbandonati dal loro padre, che a un certo punto scappa di casa e arriva per il mondo a terminare il patrimonio. Per ritornare alle origini, quelle dell'altro padre nobile della destra parlamentare italiana, Giorgio Almirante, un moderno movimento sociale, totalmente dentro le istituzioni, dei patrioti, direbbe la Meloni, che non rinuncia alla fiamma nel simbolo e che ha rotto però ogni rapporto con il mondo dell'estremismo di destra. Giorgia Meloni è stata descritta come la Le Pen italiana. Marine Le Pen, buonasera, benvenuta a Italia e a Di Martedì. Europarlamentare, la conoscete, leader del Front National, Giorgia Meloni, buonasera, leader buonasera di Fratelli d'Italia. E... lei ha già conosciuto Salvini, c'ha anche danzato, la conosceva la Meloni? Je connais la Meloni, sì, la pas dansé avec. Ma non ha ballato con lei ancora. Ancora no. Come vengono questi giovani della destra italiana dal suo punto di vista? Oui, ils ont fait tomber un certain nombre de tabous. Devo dire che hanno fatto cadere un certo numero di tabù ed è sempre molto positivo questo. Dimostrano coraggio, dimostrano una buona espressione di pensiero e si collocano in una corrente di pensiero unica, appunto, e quindi meritano, a mio parere, meritano incoraggiamento e rispetto. È sempre una questione di punti di vista, onorevole Meloni. Beh, però questo è un punto di vista, diciamo, che in Europa sta crescendo. Anche se col Front National è Matteo Salvini ad avere un rapporto privilegiato nello stesso gruppo al Parlamento Europeo. Bonsoir Marine. We are live with my Facebook fans. Yeah. Salut les Italiens. On vous aime, on vous embrasse. Fantastico, fantastico. Chi vi porta ad avere dei servizi del genere, ragazzi? Chi vi porta ad avere dei servizi del genere? Un bacione alle italiane. Qui lo vediamo in un video del 2014. Quali sono i punti di contatto fra la Lega e Le Pen? Il no all'immigrazione incontrollata, il no al fanatismo islamico e il no all'euro e il recupero della sovranità monetaria, perché senza moneta non si rilancia il lavoro. Ma quello di Le Pen è un partito fascista? Assolutamente no. Ma dicono che siamo brutti, cattivi anche noi, ci vogliono mettere fuori legge, quindi fra brutti, cattivi e fuori legge andiamo d'accordo. Penso che la Lega sarà presto al centro della vita politica italiana. È incontestabile che sia tutto merito del dinamismo di Matteo Salvini. Siamo amici, i nostri movimenti stanno condividendo la stessa dinamica. Ritiene che possa arrivare a prendere il posto di Berlusconi nella destra italiana? Ci potrebbe riuscire ad aggregare, a ricostituire un polo di opposizione a Matteo Renzi. La strada del sovranismo è appena iniziata. In Europa e non solo, soffia forte un vento di destra e Salvini gioca con un immaginario che vuole l'uomo forte e si ispira non solo alla Le Pen, ma anche a Putin, star dei social anche in Italia, e a Trump, modelli che si contrappongono alla partitocrazia secondo una visione da destra 2.0, ma allo stesso tempo molto antica. Così Matteo Salvini cambia radicalmente il volto della Lega Nord. L'antifascismo di Umberto Bossi è definitivamente archiviato. Noi della Lega siamo quelli che continuano la lotta di liberazione fatta dai partigiani e traditi dalla partitocrazia. Mai coi fascisti, mai con i nipoti dei fascisti, mai! Soprattutto sono lontani i tempi di Roma Ladrona e i cori contro i meridionali. E Matteo capo gruppo, e Matteo capo gruppo. La Lega di Matteo Salvini abbandona la parola Padania e prova a diventare nazionale e diventa il più grande partito di destra nazionale. Il progetto politico si trasforma in linguaggio. Salvini parla di ruspa per i Rom, di immigrati clandestini da cacciare a calci in culo, di abbandonare l'euro. Ed è proprio con Matteo Salvini che si arriva vicinissimi a un'alleanza nero-verde con Casa Pound, sempre in nome del sovranismo. Perché io ritengo che nel 2015 il derby fascisti, comunisti, destra, sinistra sia una roba da gente che è ferma. Però cantava chi non salta comunista è, l'ho sentita io. È perché se mi danno del fascista dovrò trovare qualcuno contro cui saltellare. No, però decida, non penso che in Italia non esistono più, non c'è il problema, fascisti, in Italia non c'è l'emergenza fascismo e l'emergenza comunismo. Penso di dare questo annuncio in diretta, non si riproporrà il comunismo nel fascismo.
A Roma nel febbraio 2015 Lega e Casa Pound dividono la stessa piazza e lo stesso palco. Qui oggi nasce un grande fronte politico che vede come leader Matteo Salvini e io sono sicuro che uniti noi arriveremo presto alla vittoria, alla vittoria. Il movimento di Simone Di Stefano però si presenta non con il simbolo della tartaruga, ma con le bandiere di sovranità, progetto civico che nasceva proprio in vista di un'alleanza politica con i leghisti. La metamorfosi leghista mutua anche alcune delle parole d'ordine del mondo della destra non conforme. Prima gli italiani, diventa così un manifesto politico semplice, diretto, efficace. Il matrimonio politico tra Lega e Casa Pound però si rompe quando Salvini sceglie di tornare con Berlusconi e il novembre del 2015 e Casa Pound torna ad essere battitore libero nel panorama della destra italiana. Estemporaneo ma con un forte significato simbolico, l'incontro tra il leader di Casa Pound e Beppe Grillo alla presentazione delle liste elettorali del 2013. Casa Pound, cioè, vogliono sapere se sì, è fascista o no. Ma questo è un problema che non mi compete. Vabbè, questo movimento è ecumenico. Io, se un ragazzo di Casa Pound volesse entrare nel Movimento 5 Stelle, che ha i requisiti per entrare, ci entra. Perché siete qua come noi, siete qua come più o meno, poi avete delle idee che sono condivisibili, alcune magari meno, alcune di più. Però questo è democrazia. Lo stavo dicendo a loro, se uno di voi ha dei requisiti per entrare nel Movimento 5 Stelle, non ci sono problemi oggettivi per dire di no. Io sono stato condannato a 6 mesi per aver occupato delle case e aver restituito agli italiani. No, occupazione di casa, questo non è un reato che insomma fa di me un criminale, come non è anche tu magari hai delle denunce, non so se hai... Stavo dicendo prima, c'è più di Berlusconi. No, però c'è reato e reato, questo è ovvio, no? Ne ho 84 denunce, sono 84, c'ho 2 avvocati che mi aspettano adesso. Al di là degli esempi personali, questi che porti tu, cioè vogliamo dire in economia anche delle cose più concrete, come dire chi chiude qui per andare a aprire dall'altra parte del mondo per pagare i cinesi 200 euro al mese è un pezzo di merda e qui in Italia non deve vendere neanche uno spillo. Se leggete il programma, non possiamo non essere d'accordo sui concetti, sui concetti di fare una banca di Stato, di fare micro, piccola e media impresa, di fare un reddito di cittadinanza, ma cazzo! Noi sono 10 anni che facciamo politica, siamo partiti con l'occupazione dei palazzi, abbiamo creato strutture di solidarietà sociale, abbiamo creato un gruppo di protezione civile, cioè in 10 anni abbiamo fatto delle cose che questi partiti con i milioni di euro di finanziamento pubblico neanche si sognano. Vi faccio l'esempio a destra, non hanno fatto niente, non hanno fatto una radio, non hanno fatto niente per costruire qualcosa, capito? Quindi anche noi partiamo da zero, però è ovvio che anche noi non ci arriviamo, per questo ti dico, a volte abbiamo, cioè bisogna avere lungimiranza di colpire non noi, quando dici arriviamo noi, arriva Alba Dorata, capito? O noi o Monti, o noi o Berlusconi, no, o noi o Bersani. Questo sì, ma io dico che c'è una violenza insita che la sentiamo sulla pelle tutti, che sta per esplodere. L'antifascismo non è più un discrimine per il dialogo. Grillo, lo stesso che si presentava come l'unico argine al nascere di un'Alba Dorata in Italia, rompe un tabù in nome del mantra destra e sinistra non esistono più. Non ci sarà mai un vero dialogo tra il Movimento 5 Stelle e Casa Pound e a distanza di 5 anni, proprio in occasione delle scorse liste elettorali, crediamo non casualmente Grillo fa una battuta sulla forte esposizione mediatica di CPI, probabilmente anche per marcare una svolta meno populista del movimento che si propone oggi come forza di governo. Guardando, adesso ci saranno anche quelli di Casa Pound, i nazisti che fanno finta di essere normali e ci parli. Questa è la democrazia, contento? Però Grillo. Sì, sì, certo, beh, assolutamente. Sì, ma è bellissimo. Arrivederci. Casa Pound, che prende nome dal poeta americano Ezra Pound, nasce nel 2003 da un'occupazione nel quartiere più multietnico di Roma, l'Esquilino. Si definiscono i fascisti del terzo millennio e alla militanza tipica di un centro sociale, compresa una produzione musicale alternativa. Primo, vestilo la cinta 2, inizia la danza 3, prendo bene la mira 4, cinghiamo a pasta. Primo, vestilo la cinta 2, inizia la danza 3, prendo bene la mira 4, cinghiamo a pasta. Col tempo hanno mostrato una spiccata capacità di entrare nel circuito mediatico, anche con provocazioni e azioni dimostrative. Oggi Casa Pound è presente nei consigli comunali di 13 città, soprattutto è presente nelle periferie di tantissime città, centro nevralgico del racconto di una crisi che diventa spesso contrapposizione tra vecchi abitanti italiani e immigrati che si contendono uno spazio sociale sempre più caldo, una volta terreno esclusivo della sinistra.
Oltre a un legame con Alba Dorata, le altre ramificazioni politiche di Casa Pound sono con realtà non conformi francesi, spagnoli e ucraine. Dalla parte degli italiani, dicono, contro l'Europa, in difesa dell'identità, contro il progetto mondialista della sostituzione dei popoli, Casa Pound si propone come alternativa elettorale alla destra istituzionale in un percorso che li allontana dalle classiche formazioni della destra neofascista e radicale. Terreno in cui si muove l'altra formazione più nota della Galassia Nera, Forza Nuova, fondata dal De Gregori Nero Massimo Morsello e Roberto Fiore, già leader di terza posizione, condannato quasi 40 anni fa per banda armata e associazione sovversiva. Ora è il momento di dire basta! Viva! Violenza e diversione! Passare avanti del gruppo del Forza Repubblica! Forza Nuova è il passato degli anni di piombo che si fonde con il presente, dando vita a un partito tradizionalista, ultranazionalista, di matrice cattolica, estremista nelle battaglie contro gli omosessuali, contro l'aborto, contro gli immigrati, con una rete di alleanze che va dal partito Jobbik in Ungheria all'NPD tedesca, di ispirazioni fasciste e che qui vediamo partecipare alla marcia dei 60.000 di Varsavia dello scorso novembre. Nei giorni scorsi Forza Nuova si era offerta di pagare le spese legali di Luca Traini, protagonista dei fatti di Macerata. Luca Traini, dopo una candidatura nella Lega Nord a Corridonia, dove non ottiene nemmeno un voto, e che qui vediamo mentre saluta Matteo Salvini in un incontro del 2015, lo ritroviamo a un'altra manifestazione, quella di Forza Nuova. Il 4 novembre dello scorso anno e Forza Nuova scende in piazza dopo il no a una marcia che avrebbe dovuto svolgersi il 28 ottobre, nell'anniversario della più famosa marcia su Roma di Mussolini. Attorno a Forza Nuova si muovono altri gruppi tra appendici e scissioni, Roma e Romani, Italia e gli Italiani, Azione Frontale. A Milano troviamo un'altra realtà emergente, Lealtà e Azione. Un altro movimento che ha avuto la sua porzione di esposizione mediatica è il Fronte Veneto Skinhead, gruppo territoriale che si muove tra Veneto e Lombardia e che qui vediamo nel famoso Blitz di Como. Per tutti voi, figli di una patria che non amate più, siamo qui a ricordarvi che proprio il popolo si ama e non si distrugge. A questi vanno aggiunti altri decine di gruppi, a volte composti da una decina di persone. Una marea che nel complesso però conta su 20-30.000 militanti, ma che in molte fasce sociali è diventata egemonica nei messaggi, prima gli italiani e ormai più che uno slogan. Senta professore, noi abbiamo visto un quadro che forse anche per lei non era tutto noto, no? Dei rapporti e delle contiguità, ma anche delle similitudini che ci sono nella politica italiana più reputata e in quella che in genere viene tenuta ai margini, diciamo, della dialettica politica, dove c'è la famosa parola impronunciabile, quella che inizia con la F, fascismo, che invece lei per fortuna ha pronunciato tanto e ha letto tanto nei suoi studi. Ma innanzitutto faccio la domanda di contropelo, quella rispetto a quello che forse si possono aspettare molti telespettatori. Non si sta enfatizzando una presenza fascista che in realtà è stata molto più forte nel passato, forse in tutto il passato della storia repubblicana. Non penso soltanto alla contrapposizione negli anni di piombo, dove c'era una forte presenza di terrorismo rosso, ma anche di terrorismo nero e poi anche un'area a sinistra e a destra di comprensione rispetto a quei fenomeni terribili per la democrazia italiana. Ma io penso anche a una cosa molto più recente, 1993, appena la Democrazia Cristiana crolla, ci sono le elezioni amministrative a Roma e un elettore su tre vota per il Movimento Sociale, che non era ancora passato dalle acque di Fiuggi, dimostrando una cosa che chi ha studiato probabilmente questi decenni di storia italiana ben conosce, che cioè una forma di non detto, di rimosso e di nostalgia c'è sempre stata. Ma è curioso che si parli oggi di una nuova ondata fascista o neofascista in un paese che ha avuto il più forte partito che si ispirava direttamente all'esperienza fascista, molto di più alla Repubblica Sociale, dal 1946, il Movimento Sociale Italiano, che per alcuni decenni è stato il quarto partito italiano, che ha avuto, non ha mai raggiunto il 10%,
ma ha sfiorato il 10% nel 1972. Che era presente in Parlamento, ha partecipato perlomeno all'elezione di un paio di presidenti della Repubblica, che secondo il 12° articolo delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, la legge Scelba, avrebbe dovuto essere sciolto per la diretta, esplicita vocazione di richiamo al fascismo, e che però ha fatto parte del Parlamento italiano e dal 93 si è trasformato diventando Alleanza Nazionale e ha fatto parte di governi. E già che ci siamo, nel 92, perché ricordiamo anche questo, presentò come candidato di bandiera alle elezioni che poi portarono presidenziali, che portarono alla scelta di Oscar Luigi Scalfaro, presentarono come candidato di bandiera Paolo Borsellino, il giudice che di lì a pochi mesi sarebbe stato ucciso dalla mafia, a dimostrare che l'adesione alle idee nostalgiche, comunque della destra, di una destra forte e antagonista rispetto, in gran parte antagonista rispetto al gioco democratico di quello che veniva chiamato l'arco costituzionale, le adesioni erano tante e anche di livello, se così posso dire. Ma probabilmente perché c'era anche l'idea che di fronte ad un regime repubblicano definito fin dal 47-48, anche da alcuni antifascisti, un regime partitocratico, un movimento che rimaneva sempre estraneo alla partitocrazia, appariva come una sorta di movimento pulito che poteva avere in sé delle virtù e delle qualità perché sosteneva ordine, primato dello Stato, lavoro nel concetto del corporativismo e quindi sembrava un'alternativa ad una partitocrazia che vedeva contrapposta la Democrazia Cristiana, che era una coalizione di correnti, e il Partito Comunista considerato antipatriottico e antinazionale. Quindi poteva attirare, ma oggi è molto diverso tutto quello che si richiama al neofascismo. Già con la svolta di Fiuggi, Gianfranco Fini aveva chiuso con il fascismo, aveva dichiarato poi addirittura che era il male assoluto. E poi quello che è avvenuto dopo è un po' una frammentazione che, a seguire anche così da vicino queste contrapposizioni e queste assimilazioni, da vedere, avevo l'impressione di vedere accelerato un caleidoscopio in cui le stesse persone dicevano in tempi diversi cose diverse e cose opposte. Prendiamo il caso. Come si poteva concepire, da un punto di vista fascista, primato dello Stato e dell'Unità d'Italia, un movimento leghista, antistatalista, antiromano? Come si può concepire, dal punto di vista neofascista, un movimento 5 Stelle che in alcune regioni ha fatto votare una giornata per le vittime dell'Unità Nazionale? E tutto questo crea un'enorme confusione, non fa capire bene in che direzione vanno questi gruppi. Certamente non c'è questo pericolo nero. La regione del sud, te lo spiego, per i Borboni, no? Sì, per i Borboni, per tutti coloro che sono stati uccisi da coloro che hanno realizzato l'Unità d'Italia. Ora, per il neofascismo qualunque cosa può essere considerata rivedibile, ma non certo nel primato dello Stato, né il primato dell'Unità d'Italia, visto che rivendicano la patria come una specie di monopolio proprio. Mi permetto di interromperla, però. Non diremmo tutta la verità se non dicessimo anche un'altra cosa. Che queste cose, questi valori, alcuni anche forti, tornano alla superficie perché c'è stato un arretramento dei valori della Repubblica Italiana, i valori su cui si è costruita la Repubblica Italiana sostanzialmente dal punto di vista politico. Quella contrapposizione destra-sinistra che sembrava il dialogo tra due polarità che avrebbe determinato per sempre il ruolo della politica in Italia. Invece l'arretramento della politica come terreno dei valori, delle utopie, no? Dei sogni da realizzare, l'arretramento e lo svanire di molto di questo ha riportato alla superficie questo, così come succede in quei regimi che crollano e tornano quelli che sono i palpiti nazionalisti. Penso alla ex Jugoslavia, ma poi anche a tutto l'ex mondo comunista. Questo è un fenomeno che sta dilagando in quasi tutte le democrazie. Se ci rifacciamo al filmato iniziale e usiamo il termine fascismo in quel modo così disinvolto e inflazionistico, il filo nero va da Trump fino a Putin, passando per tutta l'Europa. E per Erdogan, già che e per ci siamo, Erdogan, no? Ma potremmo aggiungerci se fascismo significa qualcosa di storicamente ancora concreto, cioè partito unico, ideologia del capo,
culto del presidente supremo e vocazione bellica, la Corea del Nord va inclusa tra i regimi fascisti. La Cina non potrebbe essere esclusa. Quindi ci troviamo all'inizio del XXI secolo a riconoscere che praticamente quasi tutto il mondo è infettato dal fascismo. Questo non aiuta a capire quello che sta accadendo anche in Italia. E allora un'etichetta di comodo per coprire in realtà i problemi della vecchia cara democrazia? Diventa un alibi perché quando si individua un nemico si cerca di equalizzare tutto contro questo nemico, lo si ingigantisce quando in realtà non è un pericolo reale e si ignora il pericolo reale. Io penso che per una democrazia il maggior pericolo non siano questi gruppi di destra che comunque almeno finora stanno rispettando la democrazia perché si presentano alle elezioni, vogliono essere candidati, vogliono partecipare ai consigli comunali, aspirano ad entrare in Parlamento, commettono atti di violenza e questo ovviamente fa parte più della viltà che del coraggio. Ma finora questi partiti in tutta Europa che si richiamano a alcuni valori del fascismo, perché altri valori sono stati accantonati, il primato dello Stato, il primato del partito unico, il culto del capo non ci sono, altrimenti dovremmo dire che dovunque c'è personalizzazione della politica c'è fascismo. Ma allora molti partiti democratici nascono ormai come partiti personali, dovremmo dire che Macron è l'unico fascista di giovinezza. E l'altro aspetto è che il fenomeno italiano non può essere isolato dal fenomeno delle democrazie. C'è un'istituzione americana che esiste dal 1941, la Freedom House, che tutti gli anni, da ormai da quasi un secolo, mezzo secolo, studia lo stato di salute della democrazia. Il rapporto del 2018 conclude dicendo che ormai sono 12 anni che la democrazia sta arretrando anche nelle vecchie democrazie consolidate. 12 anni, quindi non è un fenomeno di oggi. C'è un fenomeno, come lei diceva, di uno svuotamento di ciò che è la democrazia come metodo e come ideale in tutte le democrazie, anche quelle più anziane, più tradizionali, più consolidate. Si è citato il fenomeno di Trump come un esempio per la Lega e per i neofascisti. Qualcosa sta succedendo negli Stati Uniti allora. E questo arretramento della forza dei partiti tradizionali, questo arretramento della loro presa, della loro, una volta si sarebbe detto, egemonia culturale, è la vera causa del dilagare di una forte indifferenza, di una forte intolleranza, di un tornante razzismo, perché non lo si può chiamare diversamente? Beh, il razzismo non si identifica con il fascismo. Il fascismo è stato razzista, ma c'è stato un razzismo democratico. Il razzismo nasce in paesi come l'Inghilterra, la Francia e gli Stati Uniti d'America. Questi fenomeni che vengono oggi chiamati genericamente fascismo si potrebbero richiamare piuttosto a un movimento, un partito, un movimento che sorse negli Stati Uniti nella metà dell'Ottocento, il no-nothing, non so niente, che erano xenofobi contro i cattolici, gli irlandesi e i neri. Quindi è un fenomeno che ha a che fare con tutti i paesi che si trovano di fronte ad una ondata migratoria che pensano possa distruggere qualche identità. Il problema è se questo fa parte di un incoraggiamento alla difesa dell'identità, oppure se uno guarda l'esempio degli Stati Uniti d'America, dal 1850 al 2018 hanno fatto un enorme progresso accettando l'immigrazione. Quindi il problema non è tanto la migrazione. Però la segregazione razziale è restata un male. E rimane tuttora. Ecco. E rimane tuttora in molti stati. Quindi da questo punto di vista il razzismo fa parte probabilmente di una cultura che non si identifica col fascismo. Se la identifichiamo col fascismo ignoriamo un fatto molto elementare, che il razzista può essere in ciascuno di noi e in certe circostanze può o essere inoculato o può venire fuori. Chiamarlo fascismo ci crea una sorta di difesa immunitaria dicendo, ah beh lo so, è fascismo e io non sono fascista. È quello che in piccolo mi sforzo di pensare, di dire anch'io, perché sennò catalogare non serve a niente, non serve soprattutto a capire la portata dei fenomeni. Tra l'altro l'Italia, qui mi soccorra professore, è un paese che non è mai stato fortemente razzista, non è mai stato fortemente islamofobo, non è mai stato fortemente antisemita, perché ha sempre avuto pochi diversi per quello che riguarda il colore della pelle, pochi diversi per quanto riguarda le religioni. Gli ebrei sono sempre stati meno di 50.000 in Italia. Diverso è, ad esempio, la Francia, che ha conosciuto, fosse stato il primo paese europeo a conoscere fortemente l'antisemitismo, ma aveva milioni di ebrei. Ovvero, dove ci sono i diversi, c'è più razzismo.
Beh, i diversi in Italia praticamente iniziano esattamente nel quartiere a fianco al mio. L'Italia è un quartiere di diversi. Pensiamo che persino positivisti socialisti dell'Ottocento pensavano che i meridionali fossero di razza africana, o più vicino alla razza africana che alla razza nordica. Quindi da questo punto di vista non c'è niente di nuovo. Il fatto è che il razzismo è diventato un fenomeno culturalmente rilevante quando lo si è coniugato da una parte con il totalitarismo, dall'altra con l'antisemitismo. Nel caso italiano, chi si richiama oggi al fascismo ignora che Mussolini si dichiarò campione dell'Islam. Con la spada famosa. Che gli arabi in Tripolitania, nelle colonie, nella Libia e la Tripolitania, furono addirittura nobilitate con il conferimento di una cittadinanza e facevano parte delle organizzazioni del partito fascista. Quindi da questo punto di vista anche c'è molta confusione. Il razzismo è diventato oggi un fenomeno molto grave perché è l'unica bandiera con la quale si possono agitare emozioni, odi, pregiudizi. E anche il sovranismo allo stesso modo? Ma il sovranismo è un po' curioso perché probabilmente un domani se vincesse la Le Pen e vincesse i Fratelli d'Italia avremmo un antagonismo tra due nazionalismi, perché sono due nazionalismi ognuno dei quali esalta la propria patria. Quindi da questo punto di vista non so cosa. Il sovranismo, se si identifica con la sovranità di uno Stato, significa riportare l'Europa ai nazionalismi, e l'Italia ha fatto la guerra con la Francia, l'ultima guerra che ha fatto l'ha fatta contro la Francia. Le voglio far vedere... Lei sa che c'è un film Sono Tornato, di cui non parleremo perché c'è un piccolo conflitto di interessi, perché una scena è stata girata proprio qui da noi. Però per fare questo film, che immagina sul calco di un libro e poi di un film tedesco un inopinato ritorno, là era Hitler, qui è Mussolini, ai nostri tempi, per aumentare il realismo della finzione cinematografica, il regista del film è andato con il finto Mussolini e con una figura molto nota ai giovani, Frank Matano, che fa il giornalista che scopre il ritorno di questo falso vero Mussolini, è andato in giro per l'Italia davvero a fare una sorta di candid camera tra la gente reale, sul fascismo e sull'immigrazione. E ne è venuto fuori uno spaccato che lei potrà assolutamente intuire, ma che è chiaro da vedere ed è interessante toccare con mano. I politici di oggi non Nord, hanno... Sud, giovani e meno giovani. Un giro d'Italia non in bicicletta, ma con cineprese e microfono. Dalle interviste che il regista ha realizzato per il suo film, Io sono tornato, arrivano commenti, proposte, critiche sulla mancanza di lavoro, sulle opportunità per i giovani, le fatiche per raggiungere la pensione. Insomma, sull'Italia che è e che si vorrebbe cambiare. Ma è su un tema, l'immigrazione, che si concentrano le maggiori critiche. Gli extracomunitari finché lavorano benissimo. Quando sono qui a rompere i coglioni che ritornano a casa loro, ma nel cuore. Però io, quelli che conosco io, lavorano tutti, si fanno un culo così. E poi ci sono anche i rumeni, che dobbiamo fare? Portano anche tante malattie, perché dato che sbarcano lì con i barconi, arrivano in Italia e c'hanno anche le loro malattie. Sì, il mio benessere è minacciato da loro, sì. Per far sì che il mio benessere continui, loro devono uscire da questo paese, non voglio più vedere nessuno qui. Cioè, l'Italia deve ritornare agli italiani, e punto e basta. Mi faccio sempre una domanda, se è vero come dicono che un passaggio su un barcone scassato vale 2.500 euro, mi domando come non si prenda una linea aerea con un normale viaggio Milano-Roma, cioè scusate, Africa del Nord-Roma, che potrebbe costare poco più di 700 euro, c'è qualcosa che non quadra. Bisogna fare qualcosa per aiutare queste persone e per riuscire a arginare un po' questa immigrazione selvaggia che c'è. Che molti vengano, hanno bisogno, ma molti non hanno bisogno, a mio parere. Quelle che si vede alla televisione, molti sono il telefonino, palestrati, tuta Nike. Si arriva anche a far litigare le amiche. Anche loro scappano da una condizione che non è migliore della nostra, anzi siamo stati anche noi extracomunitari anni fa, però ce lo siamo dimenticati tutti. L'unica cosa è che ci sono forse le leggi che li agevolano un po' di più. Ma non sempre. Ma non sempre, sì, ma perché bisogna sempre vedere, cioè, da dove arrivano e di chi parliamo. No, sì, per carità, scappano sicuramente da una situazione brutta, c'è cioè la guerra. Cioè... Ma per amor di Dio, se però lavorano, qui in Italia trovano terreno fertile. Non tutti sono buoni, ah, no, non ma tutti nemmeno gli sono italiani. Delinquenti, però diciamo loro sono un po' più avvantaggiati.
La percezione degli italiani si spinge oltre e allora si parla di arrivo incontrollato sulle nostre coste che porta insicurezza dentro le mura domestiche anche a causa della giustizia, o meglio della mancanza di certezza di una pena. Chi deve essere punito deve essere punito con punizioni esemplari, no come tante volte assistiamo in televisioni a delle punizioni che fanno ride. Ma non esiste che uno entra a casa di notte, io gli sparo e mi metto a me o devo pagare i danni. Ma stiamo a scherzare. Oh, la proprietà privata è proprietà privata. A mezzanotte se tu entri a casa mia, ma chi ti ha chiamato? Io te sparo. Problemi tanti, soluzioni poche. Poi, se come soluzione viene proposto il ritorno a un regime fascista e di un dittatore come Benito Mussolini, le facce si fanno serie, contrite, quando si affronta il tema, ironiche e divertite, quando si cade dalle nuvole. Chi? Sì, sì, ogni tanto lo vedo, cioè vedo qualcosa scritto. È nei post di Facebook, lo vedo. Io in parte l'ho vissuto a chiacchiere perché mio padre faceva parte dei battaglioni M, quindi lui aveva una certa educazione e non è che a me mi abbia dato la sua parte politica, ma l'educazione me l'ha data in quel senso e così io l'ho data ai figli. Però dici, non la vorresti o no una dittatura? Certo che la vorrei. Anch'io. Ritorno alla dittatura, io... Tutti i giorni vado in chiesa e ritorno a credere anche che esiste un Cristo, una Madonna, un qualcheduno, perché per ora si conosce, per me altre nelle favole. Dico questo, perché le pecore hanno bisogno di un pastore. Professore, è uno spaccato, lei dirà, uno spaccato soprattutto di ignoranza, in gran parte, però c'è nel profondo questo. Nella bassa marea e nel ritorno indietro alla risacca dell'onda, poi torna soltanto questo. Ci sono soltanto queste cose. Non credo che il più colto popolo d'Europa nel 1933 la pensasse diversamente. Purtroppo non c'è coerenza fra l'alta cultura e la stupidità disumana. Possono convivere a volte. Il dramma è che quando si ascoltano questi pregiudizi si ha l'impressione che non si è modificato minimamente quella che era la cultura di 150 anni fa. E quello è un pericolo molto più grave degli estremisti, perché gli estremisti possono anche cercare di entrare in Parlamento e forse impareranno le regole della democrazia, ma se si diffonde questa mentalità fatta di pregiudizi, di cose false prese per vere o addirittura di disponibilità a sacrificare la propria libertà per essere un gregge, cascano le braccia e uno non sa in che mondo vive. Professore, ma è quello che lei trova anche nell'ambiente universitario? I giovani che lei vede sono vaccinati rispetto a questo? Ma io ormai ho lasciato l'ambiente universitario da circa 6 anni perché sono un pensionato, ma per quelli che frequentano attivamente e consapevolmente, no. No. Per quelli che sono parcheggiati, non avendo possibilità di lavorare e non avendo una università efficiente che gli dia effettivamente il massimo della possibilità di apprendere e di farsi strada nella vita secondo le proprie capacità e volontà, purtroppo sì. Questa è la prova che c'è bisogno ancora di moltissima scuola pubblica efficiente e ragionevole. C'è bisogno che torni una politica buona, quindi? Che sia politica, polis. Nel senso greco della parola, che sia la comunità dei cittadini, consapevoli, ragionevoli e che abbiano la capacità di scegliere consapevolmente i propri governanti che li rispettino una volta scelti. E un'ultima, siamo stati molto dissacranti. Non credo, solo realistici. Certo, ma realisticamente dissacranti. Il ditino alzato nei confronti di quello che si vede di deteriore, non sto parlando ovviamente dell'illegalità, alle sgrammaticature politiche e ideali. Il ditino alzato non serve a niente. Ma io non sono la persona più adatta ad alzare il ditino. No, ma dico penso, della politica, no? Penso semplicemente che oggi viviamo un'esperienza tragica di una democrazia che si svuota continuando a dare l'apparenza che è ancora viva. E questo è il dramma, perché fino al 1945 i movimenti antidemocratici lo dichiaravano apertamente. Oggi tutti i movimenti che si ispirano a nazionalismo, razzismo, antisemitismo si dichiarano o democratici o liberali. E questo significa che si è confuso completamente il senso della democrazia. Più chiaro di così. Grazie professor Gentile.
Allora, eccoci soltanto per i saluti. Incombe il nostro telegiornale, l'ultima edizione. Grazie di aver seguito questa serata. È densa, ma di questi tempi è giusto cercare di fare chiarezza, è giusto discutere. Buonanotte.